Costituita nel novembre del 1862, la commissione d'inchiesta parlamentare sul brigandaggio, formata da 9 deputati, tra cui Nino Bixio, si mise in viaggio verso il sud Italia, ai primi di gennaio del 1863 da Torino. Tra la forte diffidenza del governo e il manifesto disappunto ed ostruzionismo delle autorità dei paesi visitati, in Irpinia, Basilicata, Molise, Puglia, Salernitano e terra di lavoro. Per raggiungere il maggior numero di paesi possibile, alla fine di gennaio del 1863 i deputati si divisero in due sottocommissioni. La prima, con Nino Bixio, percorse il circondario di Melfi, visitando il bosco di Monticchio e Rio Nero. In paese la commissione non passò inosservata. In una lettera a Giuseppe Michele Giannattasio, sindaco di Rio Nero nella giunta insurrezionale del 17 agosto 1860, Giuseppe Carrieri, cancelliere comunale di Rio Nero, raccontava di aver notato in particolare Nino Bixio per la parlata del nord e per il grosso sigaro che fumava. Alla fine dell'Ottocento i rionerisi dedicarono a Bixio una strada ancora oggi esistente, vicino al Fontanino del Potasso. Sicuramente dopo il 1881, data di una piantina di Rio Nero dove non è indicata. C'è invece un Largo Garibaldi, là dove oggi c'è Piazza Fiume, alle spalle della chiesa di San Nicola. L'attuale strada dedicata a Garibaldi, prima chiamata via Teatro Vecchio, risale al 1882, data in cui gli operai di Rio Nero vollero scritto il nome del generale su una lapide, ricorrendo il 22° anniversario del suo passaggio per la Basilicata.